Il processo per le morti d'amianto alla Cemental di Correggio confermata anche in appello l'assoluzione dell'ex titolare dell'azienda, Virginia Novellini. Ce l'aspettavamo in realtà, perché purtroppo abbiamo capito già dal primo processo a Reggio Emilia che una cosa è la legge, un'altra è la giustizia. Ancora uno schiaffo per la famiglia di Luciano Nanetti, l'ex operaio della Cemental di Correggio ucciso da un mesotelioma ai polmoni. Per quella morte non c'è nessun colpevole. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia nel 2018 aveva assolto l'unico imputato, Franco Ponti, allora titolare della fabbrica chiusa nell'89. A nulla è valsa la richiesta di ammettere la consulenza di un oncologo, mancata in primo grado e determinante per documentare sia la diagnosi che la correlazione tra la malattia e l'esposizione prolungata all'amianto. Questo ci fa ancora male, cioè non c'è stato un oncologo, non è stato ammesso un oncologo ed è incredibile. Per l'INAIL, di tutti gli ospedali in cui è entrato ha avuto un mesotelioma, qua evidentemente a Reggio e poi anche qui a Bologna i giudici hanno preferito ascoltare i dubbi che sono riusciti a insinuare. E non è morto il mesotelioma, c'è una presa in giro. L'amarezza e il dolore si rinnovano anche per i familiari delle altre vittime dell'amianto che questa mattina hanno voluto esprimere solidarietà sfidando il gelo. Solo tra gli operai della Cemental sono una sessantina quelli morti di mesotelioma, pochissimi hanno avuto giustizia. Tutti sono stati uccisi dalla polvere d'amianto e dall'assenza di protezioni. Per loro al massimo c'era un bicchiere di latte a fine turno. Lavoravano male, le mascherine non esistevano, le docce ce n'erano due o tre e quindi non assolutamente non le facevano, portavano a casa la roba, quindi i genitori, la mamma lavava, cioè, ma senza precauzioni, perché poi non si sapeva neanche questa cosa a livello di privati, poi l'azienda probabilmente lo sapeva.